Ciao a tutti, bacioni enormi dalla vostra Nika. Altro lunedì, altra settimana passata, altro Playing With Me insieme. Buona scuola a tutti, perché ormai, meno male, chi prima, chi dopo, chi non so, è ricominciata. Anche i miei oggi hanno ricominciato. E appunto, il video decorazione agenda appunto di questa settimana è proprio nel giorno, cade proprio, sì, lunedì, giusto, giustamente, del Play With Me appunto con il Back to School, perché è decorazione Back to School. E vi faccio subito vedere, da dopo sì andremo ad aprire un'altra busta surprise, faremo i saluti e vi faccio vedere subito il paper tape, questo qua di Tiger, con scritto studi, studiate, 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 poverini anche voi, mi dispiace, però d'altronde ci sono anche i miei figli, non è che... E l'ho messo appunto già così su tutta le mie due pagine. Poi ho preso un po' di sticker da internet, da Pinterest, così in giro, con matitine, matitelle, portapenne, e adesso andremo subito ad attaccarli. Allora, questo qua così con questi pastellozzi lo mettiamo qua. Sì, poi vediamo, ho preso anche questo qua con questo portapenne che è stupendo, e poi c'è una matitina così, una matitina così, poi c'è anche questo bel pencil case. Poi c'è anche il temperino, i libri. Insomma, non so più dove metterli tutti adesso. Cominciamo ad attaccare questo qua, prima di tutto. Accusate, questa qua è la settimana che va da lunedì 14 a domenica 20. Ci scrivo dopo i giorni. Stavolta ho attaccato prima gli sticker. Anzi, dai, facciamo così, attacchiamo così almeno. Allora. Sì, 14. Ah, la penna con cui scrivo, questo bel verde qua, acido, lime, non so, chiamatelo come avete voglia voi. Speriamo che si veda. Sì, dai. Lunedì. Voi scuola, io lavoro. 15, martedì. E speriamo vada tutto bene, anche con questo rientro di scuola. Speriamo. Allora, 16, mercoledì. Diciassette, giovedì. E però se dopo attacco gli sticker... vediamo, vediamo. Facevo bene... vabbè. 18. Venerdì. Poi 19 sabato, che è il mio meritato, sperato, sempre relax, perché questa volta lavoro di domenica, è la mia domenica. E stavolta lo scriviamo, dai. Che non ho preparato gli sticker con le lettere, fa niente, dai. Era un po' che non lo scrivevo adesso. Io lo colorerei anche con questo, sperando che non trapassi il foglio, perché le stabili un po' strapassano, Devo usare anche il pastello, né, Nika, però mi piaceva fare proprio quel bel fluo qua, che richiama un pochino anche con alcuni colori che c'è negli sticker, perciò ci sta bene. Ecco qua, non abbiate pazienza, Tanto canto, la 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 la, ok. E qua vabbè, 20, domenica. E io lavoro. Ecco qua. Mettiamo un attimino qua da parte qua. Adesso andiamo ad attaccare il portapenne, questo qua. Che è veramente bellissimo. È tutto puccioso. Tutto contento lui di contenere tutte queste belle matitonze e pennonze. Ecco. Cioè, scusate, non state vedendo un cavolino di niente. Così. Poi vediamo, ho questa matita, quest'altra blu, e poi queste altre due, ho i libri e ho il temperino. Vediamo di attaccare magari. Però abbiamo già messo un portapenne lì. Potremmo fare così. Così. E poi io attaccherei i libri qua e direi basta. Allora, intanto attacchiamo questo prima di tutto. Facciamo così, dai.
Così. Poi attacchiamo questa bella matitozza qua. Sì, scusate, intanto il mio tablet che suona le notifiche. Ecco qua. Così. Quest'altro che fa. Ok. Primo giorno. Ma. Oh. Ho fatto il gestaccio, scusate. Volevo fare così, scusate. Ho fatto il gestaccio. Non volevo, Mamma mia, per carità. Allora. Volevo dire, vedete che fa, yeah! Invece io ho fatto il gestaccio. Mamma mia, chissà quante di voi staranno ridendo come delle matte adesso. Va bene, dai, meglio fare ridere che piangere, no? Così, e io il temperino lo metterei qua. Sì, dai, così. E poi questi qua, e poi basta, perché sennò riempio troppo. Aspettate, ce la posso fare ad aprire. Ok, libri e temperino. E poi basta, perché sennò troppo pieno. Eccoci qua. Il temperino qua. Ok. Dai, bella. Bella pienotta. Tutta back to school. Questi qua poi metterò sul bullet. E penso che vada bene. Anche metterei questa a mezzo qua così. No, esagero. Esagero? Sì, non esagerato così. Allora. Niente, scriviamo video agenda qua sul lunedì. Ok, con i saluti. Per chi non lo sa, li faccio sempre a lunedì nel video agenda. E se questa volta ho dimenticato qualcuno, vi risaluto. Scrivete, riscrivetemelo nei commenti che vi saluto lunedì prossimo se non ci siete. Adesso andiamo subito a farvi i saluti così almeno vedete anche voi, sentite anche voi. Allora, devo salutare Mary 96, ciao. Poi Gaia P, ciao. Ilaria, Frat Arcangeli, ciao. Veronica di Tolve, ciao. Gavino, ciao. Elisa Mesaroli, ciao. Sara Trabelsi, ciao. Poi Roberta Matassi, ciao. Anna, ciao. Daniela F, ciao. Silvia Sellerie, spero di aver detto giusto, che il 23 ha fatto il compleanno, auguri in ritardo, ciao. Oppure forse il 23 lo fa, comunque auguri. Elena e Luca, ciao. Poi Piperita Patti, ciao. Francesca Cucinotta, ciao. Marina Moawad, ciao. Mamma mia, spero di aver detto giusto, tesoro. Poi Simo Kawaii, che il 10 ha fatto il suo compleanno, tanti auguri in ritardo. Elisabetta e sua figlia Anna, ciao. Giovannino, ciao. Arek, ciao. Poi Shiny Kawaii, ciao. Poi Sissi Clietta e le sue bimbe Elena e Bianca, ciao a tutte. Poi Ginevra Meo, che il suo compleanno è stato il 9, tanti auguri in ritardo. Poi Asia Montecalvo, ciao. Poi Ranimo VGP, mamma mia, spero. E anche Cartopazza, si chiama così, Ranim VGP, non riesco a leggerlo, scusami. E comunque il nome è Ramin WGP e anche Cartopazza si chiama così, non mi ha detto il suo nome proprio, non lo so, comunque quello, ciao. Federica Candia, ciao. Se ho dimenticato qualcuno ve lo segnerò e vi saluterò lunedì prossimo, ditemelo nei commenti. E poi non perdetevi in settimana sempre gli altri video, mi raccomando. Adesso andiamo ad aprire gli anelli, sperando che non esploda fuori tutti i miei fogli, che comincia a essere bella pienotta tanto. E mettiamo dentro la mia decorazione tema back to school. Aspettate, questo qua è il tema scimmia della settimana scorsa, così e così. E questo è questa settimana tutta colorata, tutta back to school, che dai, sì, ricominciare la scuola non è il massimo, perché stare a casa è bello. Però dai, avete il diario nuovo, l'astuccio nuovo, tante, sono contente che, Cartopazza, sono contente anche per quello. Ah, poi c'è stata la ragazza che mi ha detto di far vedere un attimino una carrellata della mia agenda, facciamola vedere un attimino veloce, poi apriamo la busta surprise. Vedete qua il divisorio di gennaio, unicorni, cagnolini, spazio, Harry Potter, così anche voi tante volte mi chiedete i temi, vedete quelli che ho già fatto, quelli che no. Harry Potter, che se l'ho già fatto non posso rifarlo, Stranger Things, poi gatti, poi la casa dei papel, la casa di carta, poi vabbè, Joker,
poi c'è il diesel di marzo, poi c'è ancora decorazione, ho fatto ancora unicornosa, i Simpson, poi Friends, bellissimo. Ok, poi aprile c'è la Pasqua, fatine, coniglietti per la Pasqua, poi ho fatto le principesse Disney, musica, panda, poi siamo a, scusate che non riesco a girare, maggio, divisorio, poi ho fatto appunto decorazione Santoro, poi The Big Bang Theory, Bazinga, gelati e cibo kawaii vario, poi Molang e gelati, poi farfalle, Sailor Moon, Sailor Moon, poi decorazione pavone, gelati ancora, poi Little Twin Star, poi Kokeshi, poi Barbie, ecco qua, poi Hello Kitty e Alice nel Paese delle Meraviglie, poi tema un po' sirena, tema frutta, poi qua videogiochi ed è iniziato il divisorio di settembre, tema videogioco che abbiamo fatto 2 settimane fa, poi la settimana scorsa tema scimmia e adesso tema back to school di questa settimana. Chiudiamo, tacchete, e andiamo ad aprire la busta surprise. Allora aspettate che adesso faccio come l'altra volta, strappo via le graffette perché sennò, ok, oh, abbiamo strappato anche la busta, vabbè pazienza, tanto non mi serve comunque. Allora aspettate che le tolgo di mezzo una e due, ok, ce l'abbiamo fatta, ho strappato tutta la busta, vabbè. Allora andiamo a vedere cosa c'è qua dentro. Io ho queste buste, le ho prese tutte insieme, sento già qualcosa. Ma perché le fate tutte uguali? Cambiate un po' le cose, sento, allora, sento già qualcosa di doppio, perciò lo tolgo, perché settimana scorsa, no, vabbè, non è doppio, però è doppio e non, è bellissima, perché è bellissima, però le stanno mettendo dentro tutte nelle buste sorpresa, perché, oh che caspita, mettetele a 1 euro che magari le comprano anche a 1 euro, vabbè che tanto è una busta sorpresa, è come comprarla a 1 euro, e questa vabbè, a righe, bello. Infatti ne ho appena regalate altre 2, va bene, dopo io le regalo, faccio felici comunque le mie amiche, cioè, ho regalato anche alla mia vicina di sopra, la Dani, che gli servivano due bei quaderni, agenda, lì da usare com'è, allora gliel'ho regalati. Vabbè, questo non mi dispiace comunque, vabbè, tutto arcobalenoso, mi piace dai, che diventa rosa. E questi sono sempre belli, né? Costavano comunque, quando escono costano sempre 3-4 euro, quello che è. Vabbè, andiamo a vedere cosa c'è, o qualcos'altro. Allora, c'è un pacchettino, sentite, cucciolo fanoso, con qualcosa di duro dentro. Togliamolo subito, dai. Ah, ok, bene. Ogni tanto mi arriva la colla. Bene, bene, bene. Ogni tanto mi fa felice. E questa qua, buttiamo via, che conoscete benissimo. Bene. Che c'era stata, non so in che collezione, deve essere uscita in taglia, beh, sempre utile, e costava 1 euro mi pare, sì. Poi ci sono 2 cose più piccoline, un'altra cosa con delle cose dure, ok, bene, che bei giochi di parole. Allora vediamo questo qua, prima questo pacchettino, au, vabbè, sacchettini, questi qua con la tigre, dicevo, avevo preso quelli col cricetonzo. Allora, sacchetti per snack, vabbè, c'è in giro ancora la tigre, bene. Io avevo quelli col mio amore Cricia e Tons, che sono qua sotto, aspettate, volevo farveli vedere, perché sono bellissimi. No, guardate che belli. È il mio patatone, va bene. Dicevo questo, infatti, va bene. Si vede che questi qua non li avevano più, quelli con la tigre non li hanno venduti per niente. Allora, dentro ancora nelle buste sorpresa, tutti i fondi di magazzino dentro. Ma non mi lamento, dai. Fino adesso cose che comunque mi piacciono, dai, utili questi, utili, la colla, utile. Poi vediamo, c'è qualcosa di pacchettino, ah, ok, ah, top. Questi qua li avevo dati a Sharon che voleva farci qualcosa, ne aveva, adesso mi sembra che erano a cuore quelli che avevo comprato io, però vabbè, sì, infatti che c'è il disegno che a cuore ci sono, ci sta, comunque qualcosa ci faccio.
Allora, veniamo, perché anche lei voleva attaccarsi su delle cose, voleva farsi delle cose, voleva farsi dei portachiavi per attaccare sullo zaino, insomma. Allora, li avevo dati a lei, mi pare che sì, li avevo comprati a cuoi. Beh, quadrati, e qua ci faccio qualcosa io. Allora, vediamo, eh sì, portachiavi fai da te, non male. Adesso non so quanto costano questi, 1 o 2 euro, non ne ho idea. Adesso aspettate che svuotiamo tutto. Ah, vediamo cosa c'è dentro. Ok, tolgo tutto. E la busta è sbragata, è vuota. E voilà. Ah, ok, vabbè, questi sono in giro ancora, anche questi, ok. Biglietti con buste, 2 pezzi. E sì, c'è la bustina, uno e due pezzi rossi con le 2 bustine all'interno, bianche, vabbè, vengono sempre buoni. Ah, poi questi qua li avevo presi, alcuni li avevo usati sullo scrapbook, mi sono tornati alla base. Le robe che uso mi ritornano adesso, ok, bene. Sono queste, sì, queste letterine qua. Buste adesive, apri e lascia un messaggio, ok, vabbè, sono sempre buone. E poi, bene o male, che mi mettono sempre 1 o 2 o 3, ogni tanto sì, diciamo che quasi sempre mi trovo gli sticker, ma meno male, mettete tag e butta dentro gli sticker che alla Nika piacciono. E questi qua sono pucciosi. Con la scimmia, un giro a fine la scimmia. Se non sbaglio l'avevo anche comprati, forse. Sì, non mi ricordo comunque. Bellissimi. Ci sta, ci sta. Insomma, dai. Allora, metti 3 euro, 3. 4, 5, 6, penso 1 euro, 7, 8, 9, va bene, me la sono più che ripagata. Carina anche queste cosine qua. Questi, va bene, vengono buoni per qualcosa. Va bene, con l'altro che questo qua, vediamo, o lo tengo o lo regalo, non lo so. Comunque, sono super contenta. Dai, sticker, sempre contenta degli sticker. Questi qua, vabbè, li avevo presi appunto tempo fa, ma li avevo usati. Perciò, dai, sono tornati alla base. Niente, fatemi sapere nei commenti, sono qua pronta a rispondere. Vi mando un bacione enorme. Vi do appuntamento col Penguin a lunedì prossimo e con gli altri video sempre in settimana. Perciò iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanellina per non perdervi gli altri video, perché non c'è solo quello del lunedì. Vi mando un bacio enorme, buona settimana a tutti e buon inizio a scuola, perché oggi è iniziata la scuola. E dai, forza, forza e coraggio. Vi love tutti. Ciao dalla Nika.